Ma che bella classifica! E certo, per Vettel. Continueremo così oppure in Cina soffriremo grazie anche a tutte le componenti della Power Unit che sono già praticamente da cambiare? Lo scopriremo soltanto vivendo e vedendo se Hamilton ci impedirà ancora nelle prove libere o nelle qualifiche. Dobbiamo ancora ottenere 40 punti per questo Gran Premio e il successivo. Anteprima del weekend non ci dicono nulla se non naturalmente la pista. Tutti gli sviluppi riguardanti le Power Unit sono state completate e il tempo dice che ci sarà parzialmente nuvolo o nuvoloso, niente di più, niente di meno. Perfetto. Le prestazioni sono queste, con Mercedes davanti a Ferrari, poi Ferrari davanti alla Red Bull davanti a Renault, poi successivamente abbiamo la Haas, la Racing Point, la McLaren abbastanza vicine, insieme anche alla Red Bull Toro Rosso Honda, in questo caso comunque un po' più staccata, Alfa Romeo Racing e Rocket Williams Racing in penultima e ultima posizione. E ragazzi, io utilizzo 380 gradi di volante. Ora vi faccio anche vedere le mie postazioni della telecamera per quanto riguarda la visuale dall'alto unità TV. Questa qui è la mia telecamera, ragazzi, non ho cambiato assolutamente niente. Mi trovo benissimo così. E dato che me l'avete fatto notare e me ne sono sempre dimenticato, oltre alla mappa pista completa che ho utilizzato a partire dalla seconda live su Twitch con Lando Norris 100% di gara, le frecce di prossimità non le voglio più vedere. Vi aspetto su Twitch con questo ragazzino che ho qui davanti, ragazzi, eh? Pubblicità alternativa. Ah sì, canale in descrizione, naturalmente. Speri che si rassereni prima delle qualifiche. Ma onestamente preferirei l'imprevedibilità perché vorrei la Ti pioggia. ringrazio. Vorrei tanto la pioggia. Ho skippato a volte alcune domande che ci fa perché a me non piace tanto lei e le domande che mi pone, che ci pone. Poi dopo la vittoria del Bahrain speravo e credevo ci fosse una storia, non so, un'animazione tra me, Butler e Weber, però purtroppo non c'è stata ed è una pecca perché abbiamo visto tanta storia all'inizio e poi zero totale dopo la prima vittoria sua di Butler in Australia e la prima vittoria di Will Smith in Bahrain. Niente, peccato. Da questo punto di vista molto male, molto 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 male. Non è che sono io skippo soltanto le interviste se... Ecco. Ma adesso proviamo a dare il tutto per tutto, su il mi piace, sul giro del motore. Ci siamo, si parte, si parte, si parte, si parte. E mentre aspettiamo, pronti per l'inizio di quel che ci auguriamo sia una qualifica entusiasmante, perché non ci racconti, Luca, cosa può fare un pilota per ottenere il massimo dall'auto in una sessione come questa? Ovviamente sei parecchio limitato dai regolamenti del parco chiuso. Un tempo, prima del 2004, nelle prove si lavorava sia su un assetto da qualifica che su quello da gara. Quindi a volte l'auto durante il Gran Premio era molto, molto diversa da quella della qualifica. Oggigiorno, tuttavia, devi trovare un compromesso che sia adatto ad entrambe. Ci sono alcune cose che puoi sempre regolare durante la sessione, come il differenziale, il bilanciamento frenata, l'angolo ala anteriore, ma non c'è altro. Quindi è più una questione di ottimizzare ciò che possiedi, oltre che di adattare il tuo stile di guida alle condizioni della pista. Stessa cosa delle qualifiche del Bahrain, ma stavolta sono andato a controllare per scrupolo i tempi delle prove a tempo dei top player, diciamo, e i tempi che fanno quelli dell'IA al 110% in qualifica sono più veloci dei migliori tempi delle prove a tempo in Cina. Ragazzi, tanto per dirvi, è stata un'impresa già solo entrare La in pista è vuota, Q3. potresti uscire adesso.
Siamo delusi, ma domani possiamo ancora capovolgere la situazione. Mamma mia, ragazzi, ho fatto un tempone, Credo di aver fatto un tempone. Concluse le qualifiche, rivediamo le prime tre posizioni attuali. Un Hamilton, secondo e Butler quattro. E Sebastian Vettel. Secondo le qualifiche quattro. Sono finite. Doppietta e ora Mercedes con ansia la gara. Domani commenteremo l'undicimo e mezzo secondo senza interruzioni. Vi aspettiamo. Tanto che appunto tedesco. No, cioè ragazzi, sono veramente stupito. È deluso, ma so che più di così non posso fare. O ho sbagliato completamente setup, oppure sono ottima giornata. E vabbè. Siamo pronti per lo spettacolo della Formula 1. È il momento del Gran Premio di Cina qui a Shanghai. Dopo le appassionanti qualifiche di ieri, diamo un'occhiata alla situazione in classifica. Lewis Hamilton parte dalla pole position, appena accanto spazio per Devon Butler. Per quanto riguarda il resto della griglia, Vettel, Weber, Max Verstappen e Hülkenberg, Ricciardo, Magnussen, una Ferrari e Carlos Sainz, Norris, Stroll, Sergio Perez e Grosjean, Albon, Raikkonen, Dani Kvyat e Antonio Giovinazzi, Kubica, infine George Russell in ultima posizione. Ed ecco giunto il momento di scendere in pista. L'ultima volta abbiamo guadagnato dei punti. Continuiamo così. Alla faccia di chi ci voleva in scuderia di media classifica, ragazzi, con questo team stiamo sudando una marea. Spettacolare. Tra l'altro, marea, Fiat, FCA, Ferrari. Perfetto, Rincos, ci siamo. Siamo tutto pronto per questo secondo tentativo. Attenzione, via! Partenza non fantastica. Con Sainz che però attacca addirittura su Magnussen, si toccano le due bandiera gialla. Bandiera gialla, non possiamo sorpassare. Adesso possiamo tornare a superare. Fare casino, attenzione qui. Ah, siamo andati sull'erba, non dovevamo andare sull'erba. Non bene. Ancora bandiera gialla, ora di nuovo verde. Si può finalmente tornare a correre. Peccato, perché rispetto a dove eravamo abbiamo perso una posizione. Proprio nei confronti di Sainz con Norris. Che cattivissimo Norris alle spalle. Olè. Comunque ragazzi, la mia guida non è frenetica. Sono soltanto al secondo giorno di gioco, anzi terzo giorno di gioco, quindi è normale che sia così. La partenza era ok, adesso fai attenzione. Sono solo all'inizio, come tutti devono un po' capire. Tamponato, benissimo. Tamponato. Ecco, questo dovete spiegarmelo. Attenzione, non ci ha toccato. Devo capire perché. Dovete capire anche voi perché io ho le gomme già al 40% e ho utilizzato soltanto le super soft per uno stint in Q2. Ancora tamponato, benissimo. Anche gli acqua stanno comunque non scherza in quanto ad intensità. Mentre noi dobbiamo già entrare probabilmente nel prossimo giro, noi siamo qui a soffrire con delle gomme e non capiamo il motivo. Oltre che all'IA che nel primo stint, come vi ho detto, è buggata, ovvero è più veloce del normale, perché poi nel secondo stint diventa comunissima, insomma. Tanto Norris prova l'attacco, ma non va. Non va l'attacco di Lando. Prova l'attacco Grosjean all'esterno del curvone. Adesso intanto noi andiamo subito ad optare per la strategia
di difesa, la traiettoria di difesa arrivano davvero a 2000 all'ora, e ho paura sempre di vedere cosa succede. Fatica immensa, immensa, ma 2 secondi di Stella Sainz, non sono nemmeno tantissimi. Ho queste gomme che sono distrutte, devo già rientrare ai box, devo già rientrare ai box. Effettivamente ho visto che al terzo giro noi abbiamo la sosta. Questo qui è il terzo giro, naturalmente, però non me lo spiego. Mi sono dovuto allargare perché c'è lui, c'è Romain Grosjean. No, le gomme sono andate. Però finché sono io davanti comando io la traiettoria, mi dispiace. Le gomme sono completamente andate, stanno andando via anche quelli davanti. Brutta roba comunque. Ho paura che sia un bug anche questo, perché il fatto di non poter di avere delle gomme così tanto usate dopo un giro, vuol dire che c'è stato un problema in qualifica. 40% dopo metà del primo giro mi sembra eccessivo, avendo fatto solo un giro appunto in Q. Via, bella entrata in box questa, mi è piaciuta. Che sudata. Obiettivo zona punti, almeno zona punto, punti non lo so. Vai, vai ora. Almeno credo di potercela fare. Come medie per l'ultimo stint, sono nuove almeno queste. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. Naturalmente le super soft che abbiamo utilizzato dovevano essere usate, ma non così tanto. Comunque chiudiamo il capitolo super soft e ora occupiamoci della rimonta. Ora vediamo se abbiamo davvero tra le mani una Ferrari e se riusciamo a recuperare, perché davvero questa cosa qui mi ha sconvolto, questo problema. Come ora funzionano benissimo, lo vedo anche nel T2, dato che ho guadagnato 9 decimi dal mio miglior T2, quello del secondo giro probabilmente. Queste gomme qui sono perfette, le gomme medie, come ho detto anche nelle live pitch, sono meravigliose. Entrano i primi box, ho visto che Vettel invece ha le gomme medie fin dalla partenza, è l'unico. Se sono Sainz e Ricciardo che stanno scendendo dal box, sono davanti ovviamente. Ora vediamo se hanno un ritmo un po' più umano e se possono andare a prendere. Abbiamo già guadagnato una marea, questo undercut. E per chi non lo sapesse, l'undercut è quando rientri un giro prima ai box per cercare di fregare quello davanti. Con gomme nuove dovresti essere più veloce, quindi tu con gomme usate che rimani in pista quel giro in più prima di entrare ai box dovrebbe fare più fatica, ed ecco perché si chiama undercut. Da fare, ancora troppo veloce.
Via 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 via. Speriamo tutta la potenza della nostra Power Unit ormai quasi consumata. Quante di batterie e tutto? 40% generale, 35% di usura. Vedete, ancora ci siamo. Anche se abbiamo tanta benzina, per una questione proprio di problema di distanza dal compagno di scuderia, 29,2 secondi. Problema di temperature del motore, devo tenerle, posso tenerla sempre a grassa. Questa cosa qui dovrò studiarla per poi avere magari meno problemi ancora. Ma non è vero, ma non è vero! Problemi, ancora problemi. Per Sebastian Vettel. E Alex non ci avvisa, comunque, che ha problemi, serve. Ha parcheggiato qua. Mamma mia. Pessimo davvero. È fuori gara. Ah, ora sì, va bene. Chi si è salvato? Possiamo andarla a prendere, Sainz. Possiamo prendere e superarlo. Vediamo. Ok, via libera. Ok, DRS. Mi sarà sorpasso. All'esterno. Doppio della velocità abbiamo all'esterno. Come se fossimo con traiettoria da bagnato. Altra posizione guadagnata ed è un bene. Anche perché c'è una Haas che è uscita proprio in questo momento e ci ha fregato la posizione. E noi la freghiamo così. Direi così di esperienza. Ora però si fa durissima perché davanti non scherzano. Non so che posizione effettiva siamo. Ah, ma è Magnussen adesso che ci penso, non era Grosjean. Quindi abbiamo guadagnato un'altra posizione grazie all'undercut. Sainz però non ne ha, mentre il carburante è a posto, lo stai gestendo. Temo che Magnussen sia molto veloce sul dritto. E in generale. Ok. Forse non ci attacca. Comunque avete visto quanto adesso sono più umani. La vettura dietro di te è rientrata per montare gomme medie. Gomme medie nella vettura dietro. Alla fine Hamilton ha girato 9 decimi più veloce di me, che ci sta nel tempo da via della Madonna. Però allora, vediamo se riusciamo ad andare a prendere Daniel però. Con il pressing di Magnussen. Top proprio. Arriva anche il sole. Ok, il motore non è il massimo. Nell'ultimo settore comunque rispetto alle Renault vogliamo. Stiamo andando a fare i nostri migliori parziali. Sainz non ne ha proprio.
Ok, sei nella top 10. Dai, dai, così. Che Dania, secondo me, è un obiettivo molto raggiungibile. Stai distanziando l'auto alle tue spalle al ritmo di 3 decimi a giro. Carolina qui. Ho cercato di ricoprire subito con una maggiore accelerazione quantomeno. Difficile quest'anno. Ricordo che sto giocando senza aiuti, difficoltà naturalmente definitiva 110. Bene, dobbiamo raccogliere un po' di energia. Riduci l'erogazione delle RS. Non ce la faccio a toglierlo. Quest'anno l'ERS si ricarica davvero a fatica, eh. Va giù che è un piacere. Ancora 35,9, come al solito siamo costanti con le gomme, con il passo. Ovvero, l'usura aumenta delle gomme naturalmente, ma il passo gara rimane lo stesso, addirittura migliora. Come il vino. Anche se sono astemio da una vita. Siamo settimi. Mamma mia. Datemi la forza, Rinkos, per andarla a prendere. Abbiamo rosicchiato un altro decimino. Siamo lì, eh. Sesti. Le due Force India non sono. Non erano nel box. A posto. Facci sapere se senti che si stanno poi volando troppo. Prima un giro una, poi l'altra. Siamo arrivati. Vediamo il quinto posto. Poesia per me il quinto. Kevin, non me l'aspettavo, non me l'aspettavo, mannaggia. Buono qui però l'inserimento in questa curva difficilissima, che è stato tratto difficilissimo. L'IA qua è una trazione super. Meno di un secondo, qua abbiamo il DRS. Dobbiamo avere il DRS, non so. Sì, 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 ce l'abbiamo. Ci avviciniamo tanto. Siamo ancora lì. Siamo quasi arrivati a Daniel. Provato l'attacco qui adesso, attenzione. Ah, no, non mi chiudere però così, no. Cos'è successo? Dimmi se stai bene. Io non potevo più scomparire da là. Vabbè ragazzi, sulle gare, fa niente. Pazienza.
Potevamo fare quinto, potevamo prendere un po' di punti, invece è un doppio ritiro. Splendida prova della Mercedes che oggi conquista un'altra vittoria storica. Luca, a parer tuo, cosa gli ha consentito di primeggiare oggi in pista? Hamilton va a vincere il Gran Premio. Abbia giocato bravi. Un ruolo fondamentale. Bravi. Possiamo discutere bravi, dei bravi, piloti bravi. Finché vuoi, ma senza un team esperto alle spalle è impossibile ottenere risultati. E Ricciardo, quando il talento del siccome è un gioco, la prossima vincente, gara è facile assistere ad imprese non la finirà. Però fa niente, I va bene così. Si avvicinano al podio va bene dopo così. Una gara che definirei fenomenale. Ancora una volta la vittoria aspetta le frecce d'argento, un successo meritatissimo per la Mercedes. Va bene, bravi, vedrete, prima o poi vedrete. Ferrari tornerà e quando tornerà lo farà in maniera devastante. Diamo un'occhiata alla classifica piloti. Dopo una prestazione eccezionale, Lewis Hamilton si aggiudica la vetta della classifica piloti. Passando al pilota del giorno, Luca, su chi cade la tua scelta? È difficile scegliere oggi, ma direi Sergio Perez, perché ha guidato veramente in modo fantastico. Ora vediamo la classifica costruttore. La Mercedes aumenta il suo vantaggio. Nel frattempo, dopo un ottimo weekend, la Red Bull migliora la propria posizione nel campionato. Bene, Luca, finisce qui un altro fantastico weekend di corse. Grazie a tutti per averci seguito e arrivederci. Alla prossima! In classifica siamo a meno 25 da Lewis Hamilton, meno 18 da Butler. Abbiamo solo 8 punti di vantaggio su un Kevin Magnussen veramente troppo, troppo costante. Mentre Vettel purtroppo è scivolato indietro. Quindi ragazzi, la macchina è la macchina, ma stiamo avendo un po' di problemi che vanno oltre. Detto questo, le corse sono anche queste, ripeto. Quindi testa alla prossima gara. Mi raccomando, su mi piace, non insulti, mi raccomando. Oggi. Che cosa puoi dirci? Non sei più in testa, pensi di tornarci presto? Ma certo, il più veloce possibile. Beh, grazie lo stesso. Di niente, ragazza mia. Attenzione, trascrizione intervista. Claire, oggi Smith non ha portato a termine la gara. Come pensi reagirà? È veramente un peccato, dice Butler. E mi dispiace molto, ma così funziona la Formula 1. Siamo a un livello completamente diverso rispetto alla semplicità della Formula 2. Qui bisogna rimanere costantemente al massimo della forma per sperare di vincere. Mi duole doverlo dire, ma non tutti ne sono in grado. Oh, era partito alla grande con è veramente un peccato e mi dispiace molto. E poi sì, vabbè, lasciamo perdere. Da oggi Will non è più in testa alla classifica. Il campionato finisce qui per lui? Butler risponde che le nostre prestazioni non lo impensieriscono. Ah, si preoccupa solo delle sue e non importa chi si trova in vetta a questo momento. Alla fine della stagione quel posto spetterà a me. Mi sa che va anche avanti, ma onestamente va bene anche così. Ho già sentito abbastanza. Direi che per questo video è tutto. Ma adesso testa e occhi al prossimo appuntamento, che vi assicuro la Ferrari tornerà a splendere.